Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Jody Pro Gamer Bros e oggi siamo tornati su Resident Evil 2. Allora ragazzi, piccola premessa prima di partire col video. Mi chiedo scusa se diciamo non ho registrato in questi giorni. E praticamente durante la settimana sono stato, come dire, preso dagli impegni che non ho avuto proprio tempo di registrare. Ma comunque durante tutta la settimana state tranquilli che penso, non sono sicuro, ma credo che un video al giorno dovrebbe uscire. Assolutamente, vabbè. Allora, mo devo ricordarmi un secondo dove andare. Ah sì, ho capito, sì. Sì, ora mi sto ricordando un attimo. Mamma mia. Ragazzi, vi do un consiglio. Se vi ritrovate a combattere con i cani, evitateli. Se potete, evitateli. Se no, uccideteli. Perché alla fine i cani sono... Oltre, vi sprecate un sacco di munizioni a combattere con loro. Oddio, oh mio Dio, corri. Oh cazzo. Oh, no, vabbè. Ragazzi, iniziamo con i tagli. Ci vediamo dopo, ok, ci sono di nuovo. Ma va. E qua mi avevano bloccato. Minchia. La porta dell'armeria, qua dopo dobbiamo andare. Ok. Qua dovremmo incontrare qualcuno, mi sembra, se non ricordo male. No ragazzi, mi viene un colpo che non sentito lo sparo. Pure c'è l'audio del bocchio che è, quindi. Oh. Sorry about that. When I saw the uniform, stavo vestendo di quegli zombie. Who are you? Chi sei tu? Ada Wong. Ecco, Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. Ragazzi, Ada praticamente nei vari giochi di Resident Evil in cui siamo gli Leon, le incontriamo, tra cui ad esempio Resident Evil 4, pure il 6, la incontriamo parecchio. Vabbè, comunque, dai. Ah sì, mo dobbiamo aiutarla a spingere qua. Ragazzi, mo vi dico una cosa. Siamo quasi a metà gioco praticamente. Ma qua vicino c'è una zona che a me non piace proprio. Non ci mi piace. Poi capirete il perché. Ada, wait! Dobbiamo seguirla qui dopo. Munizioni di pistola buone. Qualche colpo in più si sa, non fa mai male. Ok, qua mi porta una cazzina. Let me guess. You must be Ben, right? Get up now. What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben, you told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you?
I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? Io ragazzi, right here, non capisco perché io andai colpi sulla sbarre della cella. Oddio, questo poteva essere Hulk. Like I said, I'm no, not scherzo, perché è Hulk. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Ok, va bene. Vediamo un po' quanto stiamo di registrazione, ma anche se abbiamo iniziato adesso. Ok. Ora ragazzi, vi dico io dove dobbiamo andare. E mo' arriva la parte che non mi piace. Per questo dovrei equipaggiarmi fucile a pompa. Pompa. È qui che dobbiamo andare. Possiamo usare questo. Qua sotto c'è la parte che non mi piace. Mamma mia, i ragni, che schifo. Ragazzi, i ragni mi fanno uno schifo tremendo. Schifo mi fanno i ragni. No, no, ho finito i colpi. L'ho ammazzato. Che schifo i ragni. Ma... Ma qua. No, ma è arrivato mio padre. Ma vi racconto con questa cosa, ragazzi, ho paura dei ragni. Ho paura. Paura matta. Un'altra sei broma. Fatemi approfittare per salvare con l'emulatore. Taglio un attimo. Torno fra. Ok ragazzi, ho salvato. Inoltre ho preso un po' di roba dall'inventario, perché ho preso un po' di roba dal baule, perché qua vicino praticamente in questa porta dovremmo usare le spine, quelle, la spinarella, la spina cavallo, dovremmo usarle per un pannello. Ecco, a questo pannello le dobbiamo usare. Ragazzi, se c'è un rumore di sottofondo è perché ho attaccata la ventola. Ci manca una sola, la spina cavallo, che la prendiamo dopo. Comunque quella era solamente quelli erano due i ragni, quelli che abbiamo fatto. Dopo ci saranno molti di più, caspita. Sono molto più pericolosi. I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. Proprio la parte della menefreghista, ossia della serie chi se ne frega, ha fatto. You think we could get upstairs through this shaft?
Give me a boost. I'll go and check. Ok. Beh. Va bene. Della serie chi se ne frega. Ah, è vero, adesso dobbiamo comandare lei, dobbiamo comandare. Infatti con lei, ricordo, trovavamo delle munizioni per fucile a pompa e la spina a cavallo, se non ricordo male. Madonna, i cani! Non li sopporto. Cioè, non li sopporto non perché proprio mi fanno paura, è perché con loro... praticamente sprechi un sacco, ripeto, un sacco di munizioni, sprechi alla fin dei conti. E guarda caso, queste mi ci serviranno. E mi sembra che trovavamo anche, non so, ah sì, con lei trovavamo anche l'ultima chiave del distretto. Sì, la chiave del distretto che ci mancava per aprire le ultime porte. Cane in vista. Ragazzi, so forse voi mi direte a fronte li cani, voi siete lì liberi, però alla mappa, la mappa. Anche se in questo gioco le mappe non servono. Allora, controlliamo qua sotto. Mi sembra di averlo già visto ste lì. Mi sembra che qua c'è un enigma da fare. Ah sì. Allora ragazzi, questo enigma è un po' lungo, quindi taglio e ci rivediamo non appena l'ho risolto. Ok ragazzi, l'ho risolto. Adesso non mi basta che fare così. Chiudiamo l'acqua. E possiamo passare. Cioè, ragazzi, non sto giocando l'avessi mai. Forse non l'ho mai finito. Caspita. L'ultima chiave. E io mi ricordo che qua ci davano una spina cavallo. No, non ce la davano qua, mi sono sbagliato. Sì, mi sono sbagliato, non ce la davano qua. Ce la danno più avanti. Comunque ora torniamo. Mi avete rotto le scatole. Okay. Qua sto in pericolo, meglio usarla. Ancora. Ok, l'abbiamo ucciso. Cioè, ma davvero ragazzi, vi rendete conto quanti colpi ci vogliono per i cani? Chiaravamo l'arma di Leon, vabbè. Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? Right here. Think fast, here's one more. I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. What? Ada, wait! Ada, aspetta. Ok. No, ma... ora ragazzi non ci sono più i ragni perché... c'era una cordenza stasera. Una dove? Noi ci vediamo una dove, eh? Vabbè. Aspetta un attimo ragazzi, erano i miei. Allora, come vedete i ragni non ci sono più, grazie a Dio. Li abbiamo ammazzati prima.
qua meglio. Non vorrei che tante volte. Ah no no no. Vedi che mi sperico perché se si va a spaccare il coso, la cella. Grazie Mari. Vabbè. Ragazzi, ma faccio un taglio perché sennò il video viene troppo lungo. Scusatemi. Ok ragazzi, ho usato una chiave, quella del distretto, per aprire questa porta. Poi ci rimangono. Oddio. Madonna ragazzi. Minchia, che rabbia. Oddio, la chiave. Buona, buona, buona. Oddio. Voglio sbrigarsi. Sì, noi siamo contro una sfera scheda di zombie. Io. Mamma mia. No ragazzi, no, non mi fate morire adesso, se no... No, se muoio adesso io mi cazzo. Perché? Non per niente, però dai. Ho fatto tanta fatica, ho fatto. Ok. Ma usiamo la scheda. Dovremmo entrare nell'armeria. Oddio, devo attivarlo. Quindi devo entrare in un'altra stanza. Se non sbaglio è questa. Se non sbaglio. Sì. Io ti vengo più tardi, poi non utilizzare come dici, eh. Ti arrivo, eh. Ti avverti. Non dico niente, vabbè. Ah. Ok. C'è, ma ok ragazzi, enigma risolto e mo ecco. Usare. Vediamo dove stava la... No, non è di qua l'armeria. L'armeria, dov'era? Non ci avevo proprio pensato, ragazzi. Dove siamo? Ecco fatto. La scheda non ci serve più, quindi... E mo, ragazzi. Mo viene il bello. Cioè, ci danno munizioni per il fucile a pompa. Vabbè. Adesso se no vediamo, se no poi ti faccio quello dopo. Sì. Ok, quindi. Oh, buono, buono. Prendiamo questa. Ragazzi, le prendo entrambe le cose perché saranno utili. Dopo vediamo lì. Allora, ora sto a posto ragazzi. Mo dovrei andarmene proprio indietro. Dovrei tornare su. Se non ricordate male, qua sopra c'è una porta che diceva che dovevamo usare la... come si chiamava? La chiave del distretto, ecco, a fiori. Qui trovavamo, se non ricordo male, la Magnum.
non mi servono. No, vabbè, ragazzi, non li prendo più che altro per un motivo. Essendo che, a parte io salvo con l'emulatore, che vi avevo detto che trovavamo la Magnum. Questo servirà dopo per la boss fight. Io, ragazzi, non leggo niente. Se volete stoppate il video e leggetevele. Ok. Tanto questo non si rialza che è morto. Ok. Ma ragazzi, c'è un'altra porta da aprire. Ma sai che c'è? Taglio e ci ritroviamo veramente a quella porta. Ok, ragazzi, abbiamo usato anche la chiave. Abbiamo aperto ogni porta della stazione di polizia. Non mi ricordo cosa c'era qua dentro. Però speriamo. Ah, sì. Sì, ho capito, ho capito. Io un attimo guardo in giro nel caso c'è qualcosa di utile. Ah, sì, sì, mamma. Ma mi sto ricordando tutto. Noi dovremmo prendere sti ingranaggio. Però dobbiamo risolvere prima l'enigma. Non mi ricordo come si faceva l'enigma. Ma so solo che dovevi accendere praticamente qua. Ma non mi ricordo la sequenza, ragazzi. Io vado proprio a poco di culo, vado. Vado. Ecco, che vi dicevo. Ricordo, questa era la prima. Può darsi questa la seconda. E questa la terza. Sì. Ok, ci siamo. E mo vi dico dove dobbiamo andare a metterlo. Che non c'è bisogno, manco che dobbiamo fare tutto il giro per posizionarlo questo. Facciamo così. Faccio anche vedere così tanto. Faccio vedere una scorciatoia per arrivare prima. Avete presente là dove abbiamo usato la manovella? Abbiamo usato la manovella per il meccanismo. Ora là dobbiamo andare. E metterci praticamente il coso e l'ingranaggio che ci aprirà il passaggio. Ci aprirà praticamente. Dove mi sta venendo? Ah sì, lo scivolo. Aprirà lo scivolo dei rifiuti che ci porterà giù nei sotterranei. Inoltre, appena aperta la porta, apriamo anche la spina cavallo, cazzo. E questo è un bel vantaggio per noi. Facciamo così. L'ho voluto fare apposta. Così almeno l'ha imparata sta scorciatoia per chi se lo vuole giocare sto gioco. Perché è bellissimo. E chi dice che fa schifo non ho capito un cazzo di questo gioco. Oddio. Non perdo tempo con i mostri perché se no, raga, qua due secoli ci impieghiamo ogni volta per combattere. Di coglioni. Andiamo di qua. Questa stanza andiamo qua. Ok. Qua ragazzi, io ho usato la manovella per far scendere questa la scala. Non ve l'ho fatto vedere nell'altro video perché tanto mi sembra una cosa quasi sia inutile. Ma comunque andiamo fatto. Mo mettiamo questo. Ma che cazzo? Il gioco è parecchio bastardo, a volte queste cose le fa. Come? Ah, ecco, è così.
Alleluia! Abbiamo risolto quasi tutti gli enigmi. Ragazzi, non siamo ancora alla fine, per arrivare alla fine ci vuole un po' ancora. Però siamo a un buon punto con il gioco, siamo davvero a un buon punto. Penso altri due, tre episodi e abbiamo finito questa serie. Eccolo! Questo è il boss che andremo ad affrontare dopo. No, non Ben. Questo. Mamma mia. Per questo ci serve, ci hanno dato la Magnum, perché quella sarà l'unica arma con cui potremo sconfiggerlo. Devo tornare da Kosu. Da Ben. My chest, it's burning. What's wrong? Oddio, che schifo! Che schifo! Vabbè, dai. Ne ho viste di tutti i colori su Resident Evil, ma questa le batte tutte. Sì, vabbè, ragazzi, io non mi leggo niente. Leggeteveli voi, io me ne frego sinceramente, vi do qualche secondo per guardarveli. Ecco qua. Where are you going, Ada? To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait. Hey. No, ragazzi, il motivo per cui mi sto mettendo a ridere è perché Leon, per parlare, si è messo i walkie-talkie in testa. No, è troppo divertente. Per essere un survival horror, ha delle scene davvero che mi fanno ridere, ti fanno. Ragazzi, io taglio perché sennò davvero il video diventa troppo lungo. Ci rivediamo direttamente vicino alla porta della boss fight. Ok ragazzi, ci sono aperte le celle, quindi... Anzi, ancora no, però... Rischio che si spacchino. Allora, i ragni non ci sono, quindi posso pure andare tranquillo. Non vi dico le prime volte... Quando mi cagavo sotto, solamente a combattere contro quei ragni di merda. No, è vero, lo sto registrando. Ah sì, invece. Ok ragazzi, siamo di vicino alla porta della boss fight. Preparatevi. Io mi equipaggio subito la Magnum. Quella ci servirà. Ok. Oh Cristo. Mamma che schifo. Questo ragazzi è peggio del Nemesis. Chi ha giocato Resident Evil 3 sa di cosa sto parlando. Ma questo mostro è il peggio proprio del Nemesis. Mamma mia. A vedere ste scene. Non so quanti colpi ho usato. Oddio, si è attaccato al culo. Mamma mia che schifo. Sono tipo delle sanguisughe, fanno male però.
abbiamo aperto la porta. Abbiamo aperto la porta. Ragazzi, appena trovo un'altra save room, giuro, salvo la partita. Ada! What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, Ada. As an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together. Okay? All right. We'll do this your way. Ragazzi, registro giusto altri 5 minuti, ma per vedere se arrivo a una macchina da scrivere, se no davvero il video diventa troppo lungo. Oddio, perché so già che sta zona poi si riempirà di ragni? Ah no, non è qua che si riempirà di ragni, è la zona dopo, sì. Era piena di ragni, mamma mia. Ragazzi, grazie a Dio siamo arrivati a una save room. Giuro, non sarei resistito un altro minuto di più. Aspetto un documento e poi chiudo il video. Cioè, levo questi perché... Va bene. Ragazzi, che vi devo dire? Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel commento, mi piace, iscrivetevi al mio canale, condividete il video, invitate i vostri amici a scrivere e iscriversi al canale. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, se non vi è piaciuto mettete non mi piace, commentate qua sotto e noi ci rivediamo nel prossimo episodio.